Abbiamo visto inoltre quali sono le famiglie degli accordi diatonici. Il secondo grado, infatti, è un accordo che fa parte della famiglia della sottodominante. Si può dire quindi che il secondo quinto primo sia il fratello più figo del quarto quinto primo. Questo perché gli intervalli che abbiamo al basso suonando le fondamentali sono quarta ascendente e quinta discendente. Questi due sono gli intervalli più efficaci in assoluto, perché se li facciamo entrambi discendenti, re, sol, quindi una quinta sotto, do, un'altra quinta sotto. Quindi sono due intervalli di quinte discendenti. Abbiamo così un doppio effetto di caduta verso il basso. Questo perché quando facciamo quinto primo, anche soltanto al basso, riusciamo comunque a percepire questa sensazione di tensione e risoluzione.